Rangers per 1-1. Vediamo qui le immagini, sono in bianco e nero queste immagini, avremo anche altre partite in bianco e nero e non sempre la qualità delle immagini sarà delle migliori. La squadra del Valencia si è portata in vantaggio con un gol del famoso giocatore argentino Kempes, c'è proprio un fallo sullo stesso Kempes che origina la punizione che verrà poi trasformata appunto dal famoso giocatore argentino. Ecco appunto l'azione, ecco il fallo su Kempes ed è lo stesso giocatore con numero 10 che esegue con violenza, rivediamo questo gran tiro fortissimo, micidiale, 23esimo del primo tempo, Valencia in vantaggio con un gol di Kempes. Sta per chiudersi il primo tempo, è proprio il 45esimo minuto e McLean con un tiro da lontano riesce a trovare il gol del pareggio e il gol che condanna un po' il Valencia che appunto si è visto raggiungere nella ripresa, alla fine del primo tempo e poi nella ripresa ha visto sciupare non tanto questa azione in cui Kempes poi riceve anche una gomitata violenta da parte del portiere scozzese ma soprattutto fallisce l'occasione più grossa. Ecco, c'è un calcio di rigore che viene accordato dall'arbitro austriaco Linemeyer e uno specialista, il tedesco Bonhoff. Sono Bonhoff insieme a Kempes, le stelle straniere del Valencia. Si vede respingere il tiro, sfuma l'occasione, solo 1-1 fra Valencia e Rangers.